ladri e delinquenti. I sindacati? Tutti e tre. Bisogna andare a chiederlo a loro, no? Noi non facciamo niente contro questi. A me basterebbe avere la trasparenza dei bilanci dei sindacati, cosa che è richiesta a tutti meno che a loro. Sono d'accordo con lei. Ecco. Sono d'accordo. Sarei il primo a farli pagare. Una volta che c'è quella trasparenza lì, di santi, di tutti, di scheletri non ce ne sono più per nessuno. Sono d'accordo con lei. Pronti? Un commento, no, sono io praticamente. Ah, ti faccio due domande, una sull'immigrazione. Sembrava di conoscerlo. Una sull'immigrazione e una sull'unità d'Italia. Scusa, un pelino più in là perché voglio rispondere. Vado. Ministro Calderoli, polemiche sull'immigrazione, c'è chi accusa il governo di avere delle responsabilità su questa strage presunta. Ma le accuse c'erano ieri, oggi è già diventato un boomerang perché il fatto concreto è che il governo è intervenuto salvando i pochi che si sono salvati e forse chi ha sollecitato a farli partire in un clima che vuole invece che restino a casa loro e debbano essere aiutati a casa loro, li ha fatti partire finendo sul fondo del mare, ma la responsabilità è di altri, di Malta e di questi che hanno sollecitato questo. L'altro tema al dibattito dell'ordine del giorno è la questione della celebrazione dell'unità d'Italia. Oggi il Presidente Napolitano ha detto riduciamo magari i festeggiamenti, ma diamo più sostanza a questi festeggiamenti. Sono lieto che il Presidente Napolitano abbia fatta propria la proposta che noi abbiamo portato in Consiglio dei Ministri. È inutile 150 marchette come un garage, come spostare un campo sportivo, facciamo una cosa simbolica e il resto utilizziamo per l'occupazione e per la crisi che stiamo attraversando. Posso io? Questo grande successo della Lega della Romagna, da cosa dipende, Ministro? Perché forse tanti coloro che votavano a sinistra si sono sentiti non più rappresentati dalla sinistra e chi oggi difende gli interessi di quella che è la classe, non mi piace chiamarlo operaia, però delle classi meno abbienti è solo esclusivamente la Lega. Tutti gli altri dimostrano di aver usato delle tessere per fare propaganda elettorale. A noi questo non interessa, qualche volta siamo andati anche contro un muro sapendo di farlo, ma abbiamo sempre tenuto delle posizioni che sono dimostrate coerenti e la coerenza paga. La ringrazio. Un'ultima domanda. Gianluca Pini, cosa ne pensa? Un ragazzo che si è trovato a vivere oltre cortina, come si suol dire, però i risultati che oggi stanno venendo e danno ragione di una politica con dei numeri al raddoppio dimostrano che se uno ha la costanza di essere sul pezzo, portando avanti le proposte che magari 10 anni prima sono state considerate in maniera sconsiderata, oggi purtroppo per gli altri troppi devono dire ha ragione Bossi. La ringrazio, buona serata.